Siccome il Vangelo che abbiamo ascoltato porta una lunga citazione di Isaia e dunque ci riporta al tempo dell'esilio di Babilonia, è molto facile rimanere su questo scenario, come se dobbiamo preparare e sistemare le strade affinché il popolo possa rientrare a Gerusalemme e tornare nella patria. Ma di per sé noi stiamo in attesa della venuta del Signore e non del nostro ritorno a Gerusalemme. Infatti, viene proprio precisato se stavamo attenti: si tratta dei sentieri del Signore, non nostri, sentieri del Signore. Anche perché con il peccato come viene descritto nella Genesi 3. Infatti lì l'esiliato viene uomo. No, non è così. Lì è l'uomo che taglia fuori Dio e comincia a intraprendere una strada di come diventerà come Dio. Allora il vero esiliato è Dio. Infatti, la parola chiede di far tutto possibile affinché il ritorno del Signore, anzi, il Signore tornando sarà visto, affinché noi possiamo vederlo quando tornerà. Tutta la realtà umana dopo il peccato viene qui presentata in un linguaggio profetico. Che certamente proprio perché il linguaggio profetico è multistratto, ha diversi significati, e viene presentato con immagini molto forti: burroni da riempire, monti e colli da abbassare, vie ingrovigliate da rendere dritte, e quelle che si perdono in qualcosa di impenetrabile che diventino aperte, affinché tutta la carne, cioè tutto l'uomo, o se vogliamo ogni uomo, possa vedere il Signore come salvatore, come salvezza. Tutto questo dovrebbe avvenire affinché ogni uomo e tutto l'uomo, tutta la realtà umana possa vedere la salvezza. E se il Signore non è la salvezza concreta di tutto ciò che uomo è, allora è molto facile cadere nelle diverse trappole a causa di questo terreno così ben descritto come la realtà umana, a causa delle nostre superbie, angosce, depressioni, delusioni, illusioni, immaginazioni idealiste, razionalismi vari, eccetera, eccetera. È molto facile immaginarsi Dio, immaginarsi la sua venuta. Ed è molto facile dire, ecco, il Cristo è qui, ecco, è di là, come dice Marco 13:21. Ma aggiunge anche, voi non credeteci. Perché se non si ha esperienza concreta, così come vedere con gli occhi, la salvezza, tutto rimane astratto ed è facile immaginarsi, pensare, eccetera, eccetera. Perciò anche è anche facile cambiare le discorsi, le parole. No? Spiegare la parola del Vangelo, la parola di Cristo stesso, o la parola che è Cristo stesso, ma in modo che è piacevole per ascoltare per i nostri orecchi. Ma Paolo dice nella Prima Corinzi. Subito nell'inizio del secondo capitolo non si fa così. Questo è un inganno nel metodo. Il diavolo ci tenterà nel metodo. E come dice nel capitolo 15 della stessa lettera, primi cinque versetti, dice molto chiaro, c'è una sola forma della parola, perché una sola forma è di Cristo, quella pasquale. E dunque non cercare di essere affascinanti e di colpire... Attenzione di chi ci ascolta perché saremo in grado di, di presentare qualcosa. No, si tratta proprio di far tutto affinché ogni uomo possa avere esperienza di Dio come salvezza. Perciò non c'è dubbio che non c'è accento su ciò che noi dovremo fare o che noi dovremo percorrere o che noi dobbiamo ritornare da qualche parte magari in quel Eden, in quel giardino del quale siamo stati scacciati o di tornare di nuovo a Gerusalemme certamente non si tratta del nostro ritorno perché nella lettera agli ebrei capitolo 11 dal 14 al 16 quando si parla della fede dei nostri padri è molto chiaro l'autore dice se avessero pensato a quella patria da cui erano usciti avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ma Dio, che non si vergogni di chiamarsi loro Dio, ha preparato per loro un'altra patria, quella celeste, molto migliore. Ha preparato infatti per loro una città, non un giardino, una città. Quale? Quella che scende dal cielo, Apocalisse 21.2. Allora non c'è dubbio che noi dobbiamo sistemare, no, 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 si tratta proprio di vedere la discesa, la venuta. E questa città che scende, chi la vede, chi la riconosce? Quelli che sono stati liberati dal peccato con il suo sangue li ha liberati dal peccato. E allora questi sono con lui, così dice Apocalisse 1, 5, 6. Questi che sono stati liberati dai loro peccati con il suo sangue, questi stanno con loro, con lui. E nel versetto settimo dice, ecco, viene sulle nubi, sulle nubi, dunque sta scendendo, e ognuno lo vedrà, ognuno lo vedrà. Anche quelli che lo hanno trafitto, tutti lo vedranno. Dunque, chi lo vede? Chi lo conosce? Chi ha gli occhi di vedere la venuta? A chi le proprie cose, le proprie storie, le proprie montagne e burroni non li impediscono più? Chi? Risponde Geremia molto bene, 31, 33, 34. Io sarò loro Dio e loro saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo, non conoscete ma riconoscete Dio, il Signore, perché tutti mi conosceranno, tutti mi conosceranno, perché io perdonerò la loro iniquità. E non mi ricorderò più dei loro peccati. Quando uno c'è esperienza di essere visto dal Signore e essere visto senza peccato, ha l'esperienza della salvezza. Quando si vede nuovo, ecco, allora è molto chiaro. Quando per tutto questo si finisce affinché ogni uomo vedrà la salvezza, che ogni carne, che tutto l'uomo vedrà la salvezza e lo vedrà solo quando personalmente ognuno ha esperienza di essere perdonato, di essere nuovo, di essere visto da qualcuno che ti vede già appartenente a lui, già concittadino della sua città. E questo dice il Vangelo che dobbiamo preparare gli occhi per vedere questo. E infatti se siete stati attenti avete sentito che non si tratta, non dice riempite i burroni, ma dice ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, perché il soggetto chi lo fa certamente non siamo noi.